Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 21 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Cielo armonico su tutti i fronti. Grande armonia nel cielo quest'oggi per voi, con una sinfonia di sestile e di buoni aspetti, il sestile della Luna e i trigoni di Plutone, Venere, Mercurio, Urano, insomma, ce n'è abbastanza per essere felici. Inoltre Giove, che ha abbracciato a Nettuno dal segno opposto vi teneva d'occhio, da stasera leva le tene per raggiungere l'Ariete, dove andrà a proteggere le vostre casse, una prospettiva niente male, soprattutto per sparagnini del vostro calibro. Tutto tranquillo, dunque, gli affetti, le amicizie, le relazioni interpersonali, se qualcuno racconta una bugia capite immediatamente l'antifona rispondendo a tono, con un sorriso sottile che dice tutto, anche senza parole. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo, l'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I single incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Ciò che farai dietro le quinte ti andrà bene. Un sogno o un desiderio si potrà avverare. Punto eccellente accordo con il segno del Capricorno. Fantasiosità. Un leone ti aiuterà in una situazione imbarazzante. Forse speravate in una lista di cose da fare più breve, tuttavia oggi cercate di portare a termine quelle più importanti. Cercate di credere di più in voi stessi. Non è il momento di scelte radicali che potrebbero cambiare sì le cose, ma non è detto che lo facciano in meglio. Tutto sommato se siete per i cambiamenti, almeno poi accettateli. Fai più attenzione alle tue cose. Potrai subire un furto o perdere qualcosa. Ottima giornata per sistemare le tue carte, il guardaroba, la casa. Amore in fuga, oggi la vostra fantasia galopperà attraverso prati nuovi e che vi metteranno molta allegria e brio. Quando tornerete con i piedi per terra cercate di trovare un appoggio sicuro. Cercate di recuperare la credibilità presso gli altri, ripristinate il giusto rapporto con colleghi, amici e parenti e godetevi poi la serata in pace. Vi aspetta una serata con molte soddisfazioni, alcune delle quali potrebbero essere davvero particolarmente piacevoli. È un po' che vi sentite scontrosi e poco aperti agli altri, state dando molta importanza a cose futili e irrisorie. Servirà un cambiamento di rotta se vorrete sopravvivere a questi giorni apatici. Se desiderate organizzare un viaggio o una vacanza, soprattutto se all'estero, scegliete le offerte migliori tra quelle di agenzie di viaggio di prestigio e consolidate. Non sempre le offerte economiche sono le più sicure. Chi vive un amore clandestino dovrebbe stare molto attento alle confidenze che avrete fatto agli amici, qualcosa potrebbe trapelare del vostro amor segreto e mettervi in serie guai. Una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in quello che desiderate. Oggi dovrete lavorare molto ma otterrete anche molto. Novità positive in vista in campo sentimentale. In amore vivrete una fase decisamente felice. Un efficiente ed equilibrato Saturno continua la sua sosta nel segno dell'Acquario e, pur non avendo aspetti tecnici con la Vergine, produce comunque riflessi positivi sul vostro segno. Per la cronaca astrologica il pianeta rimarrà fino alla bellezza del 7 di marzo del 2023. Per tutto l'inverno, dunque. Ma come si avverte l'attuale presenza saturnina per la Vergine? Ottimamente per il sesto segno zodiacale, che è spesso troppo rigido e a volte proprio manca di fantasia. Il transito in acquario consente una più profonda maturazione dei progetti iniziati, favorendo in certe occasioni successi pazienti e meditati in ambito professionale e più particolarmente su chi ha in piedi attività commerciali o imprenditoriali. Fortuna per imprenditori, manager tanto rappresentati in questo segno concreto e razionale. La notizia del giorno è l'uscita di Giove dall'opposizione dove per quasi due mesi vi ha in parte beneficiato insieme a Nettuno, soprattutto sul fronte degli affari e delle relazioni interpersonali. Da oggi invece scivola in Ariete, nella vostra ottava casa, ma di questo non vi dovreste dispiacere,
perché andrà ad alimentare il vostro gruzzoletto già ben sostenuto per quanto riguarda questa giornata dal sestile lunare che promette golosi affari e una buona comunicativa con l'ambiente. Lo stesso vale per Urano che si oppone alla bianca signora, ma rallegra voi con un trigono frizzante promessa di spostamenti facili e viaggi proficui. Amicizia anche dal sestile di Plutone, anch'esso vantaggioso per studi e affari, parlate poco ma in compenso fate i fatti. Amore ed Eros. L'amore perde un po' di fiducia e ottimismo, ma nulla che lasci un segno indelebile. In coppia si parla di meno ma in compenso si sogna di più, attizzandosi a vicenda con frasi sibilline che danno spazio a qualche sospettuccio ricordandovi che nulla in amore va dato per scontato. Se vi eravate un po' abbioccati svegliatevi, per tenervi stretto il partner ogni giorno dovrete comunicare a livello profondo e possibilmente appagare un suo desiderio, piccolo o grande che sia. Una decisione molto importante sta per essere presa. L'agirete o la subirete? La scelta sta a voi ma sarebbe utile cercate il consiglio di persone a voi fidate se avete paura di fare errori. Giornata sì per i sentimenti che si alimentano di passione e emozione. Plutone e Urano vi spalleggiano, specie se appartenete alla seconda e terza decade e siete in cerca dell'amore vero. Lavoro e denaro? Torchiati dal super lavoro ma non siete gli unici, solo che voi, i più stacanovisti dello zodiaco non solo svolgete il necessario per la giornata, ma puntate a portarvi avanti sgobbando all'inverosimile. Ottime possibilità per chi studia o tratta affari, soprattutto all'estero dove a farvi buon gioco c'è oltre alla competenza professionale, anche la padronanza linguistica. Attenti però all'interlocutore furbacchione che tenterà di buttar fumo, non ce la farà ma dovrete sorvegliarlo non solo con due occhi, anche con quattro. Spese, scadenze eppure qualche imprevisto, i soldi non bastano mai. Ma se siete felici della vostra occupazione, tenetevela stretta, per quanto non sia troppo remunerativa, lavorare in serenità è il top. La vostra costante operosità è la cifra che imprimete oggi in ufficio, specie se siete nati in agosto. Chi di dovere non lo scorderà. Venere, che vi sostiene dal Capricorno, vi fa arrivare i meritati guadagni, o forse qualcosa in più. Benessere. Ottima forma fisica, anche se la stanchezza oggi si farà sentire più del previsto. Bella forza, con tutto il carico di lavoro che vi state sobbarcando perfino un malo cederebbe. Aiutatevi con dei buoni integratori come la rosa canina, ricchissima di vitamina C che scongiura raffreddori co, tra gli oligoelementi invece non fatevi mancare lo zinco che vi aiuterà. Oggi meglio cena a casa che in un ristorante. Meglio camminare che viaggiare in auto, e meglio dormire nel tuo letto che in quello di qualcun altro anche se questo non significa necessariamente dormire da solo. Per lei, innamoratissime, ma sui vostri sentimenti silenzio stampa, preferite non dir nulla, se l'oggetto delle vostre brame ha la sensibilità che avvertite capirà ugualmente e sarà il primo a lanciare un segnale. Per lui, sregolatezza e genio, vi piacerebbe, ma non siete il tipo. Geniali sì, almeno all'occorrenza, ma sempre con l'agenda ben fatta e ogni incombenza spuntata al momento giusto. Qualcuno vi taccia di prevedibilità, ma chissà come, quando c'è da correre ai ripari o tappare una falla tutti ricorrono a voi. Colore delle emozioni, pistacchio. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.